Valchiria sei stupida. Come la va la va. Mi servono adesso le frecce e prese. Vieni qua bello pacioccone. Ha mancato la strega, incredibile. Una di vita. Dobbiamo arrivare a 50.000 like in questo video. Fatelo per me, vi prego, spollisciate. Pronto, Gabri? Sì, sono io, Step. Ascolta, devi fargliela sentire. Ma come cosa? La danza delle streghe? E indovina perché c'è sta strega in negozio! Bene ragazzi, qua è Step e bentornati con questo nuovissimo video della serie di Clash Royale. Guardate un po' cosa c'è qua ad aspettarvi. La strega notturna, la nuova leggendaria che è uscita e non siamo riusciti a vincere all'interno del torneo perché siamo delle pippe. E ovviamente, essendo lì tutta disponibile per me, che fai? Non te la compri con 40.000 monetine d'oro? Cioè, strega notturna da 40 sacchi, se. Adesso noi scorriamo tutte le nostre bellissime carte, andiamo a vedere in che punto ce l'hanno messa. Eccola qui. La prendiamo, la mettiamo come prima carta del nostro nuovissimo mazzo e andiamo a fare un Poor Draft Challenge, anche col mal di gola e la tosse. Le regole del Poor Draft Challenge sono semplicissime: 7 bauli che ti offre ovviamente il gioco, che sono questi qua della schermata di gioco, e per ogni baule noi possiamo scegliere una carta. Dai che sono particolarmente carico, iniziamo dal baule omaggio. Ovviamente abbiamo una fornace e i barbari scelti. Entrambe carte molto valide, però prendo i barbari scelti che potrebbero svoltarmela. E li metto al secondo posto. Avanti un altro che il primo si è rotto. Mega sgherro e scheletrini. Stavolta opterei per il mega sgherro per il semplice motivo che non sappiamo se ci daranno altre carte che colpiscono in aria e quindi prendiamo lui. Vieni qua bello pacioccone. No, ho sbagliato slot. E anche lui è al suo posto. E proseguiamo. Apriamo il baule d'argento e troviamo mini pecca e gang di goblin. Mi prendo subito la gang senza neanche pensarci. La gang non si infama. E la prima metà del mazzo è pronta. Ci servono adesso un tank, una struttura, una carta che interagisca all'interno della partita. Quindi dammi una palla di fuoco, mi raccomando. Fai il bravo. Abbiamo la lapide, che è una struttura, e le frecce. Mi sa che scelgo le frecce per il semplice motivo che sono molto più utili in tante situazioni della lapide. E truppe da terra ne abbiamo un bordello. Abbiamo 6.000 frecce. Porca miseria. Adesso ci serve il tank, quindi non fare scherzi. Ancora la lapide e gli sgherrettini. Avevo detto che volevo una struttura, quindi mi pare il giusto prendere la lapide e metterla qua. Ci mancano due bauli, andremo ad aprire con le gemme questo qui d'oro che purtroppo non sono riuscito a sbloccare in tempo. Abbiamo il bombarolos, gli sgherrettini, la gang di goblin ancora e la valchiria. Sgherri o valchiria? Questo è il dilemma. La valchiria potrebbe aiutarmi, considerando che affiancata anche alla strega notturna potrebbero fare un bel casino. Dai, voglio dar fiducia alla valchiria e vediamo un po' che cosa succede. Ci manca l'ultima carta e la troveremo all'interno del baule della corona. Incrociamo le dita, speriamo che ce la mandino bella bella. Abbiamo il moschettiere, la golem di Glass, gigante royale e i barbari scelti. Se non avessi preso la valchiria avrei optato per il gigante royale, ma probabilmente prenderò il golem di ghiaccio, che potrebbe essere tantissimo utile in molte situazioni. Il nostro mazzo è pronto, forse anche meno costoso del previsto. Mi raccomando, strega notturna, non fare la bischera e datti da fare. Vediamo di vincere i bowl della corona anche oggi. Ultimamente non sto vincendo tante partite, anche perché non riesco a trovare un mazzo che mi faccia divertire, quindi dobbiamo cercare di risalire il prima possibile. La facciamo così, questo glielo piazzi qua, counteriamo completamente il cosino lì e poi di golem di ghiaccio. E mo sono tutti morti, poracci. Perché ho messo il golem a sinistra? Cioè sarebbe stato molto più forte a destra. Accidenta a me. Comunque i pipistrelli hanno fatto un po' di danno sul moschettiere, neanche tanto a dire la verità. Eccoci, devo far qualcosa qua, aiuto. Guarda come picchia il domatore. Maremma cane gliene dà di santa ragione. Dobbiamo cercare di ripartire, che in questo momento siamo un pochino in svantaggio. Allora fai così, gli butti il barbaro scelto dietro il moschettiere, in modo tale che lo counteriamo subito. Poi fai in questo modo, se abbiamo due barbari scelti all'attacco, il golem e la strega dietro. Ci sta, perché i pipistrelli levano per meno gli scheletri. Perché quel coso ha smesso di picchiare là? Vabbè, non lo so. Palla di fuoco. E adesso arriva pure la tronco. Accidenta alle mie corna. Bella giocata. Dobbiamo far carburare il mazzo. Quindi allora intanto lapide qui, assolutamente. Te ti piazzo davanti e mi butti fuori quello che voglio io. Picchiate quello prima che colpisca. Grazie, palla di fuoco già arrivata. Devo cercare di non far morire né il mega sgherro né la strega, ok? Cioè si può fa?
Secondo me ci si può fare. Se il mega sgherro arriva sotto torre, fa un danno della madonna. Quindi picchia, picchia bello mio. Vai così, vai così. È un'altra palla di fuoco. Ne ha tirate due. Accidenta a me. Tiro le frecce in preventing perché arrivano gli scheletrini. Me lo sento. Presi, presi gli scheletrini. Buono, buonissimo. Perché mi picchi il mega sgherro? Picchia il barbaro, no? Fanculo. Comunque barbaro, datti da fare. Noi piazziamo già la lapide in anticipo, perché tanto arriverà sicuramente roba. Strega da dietro, fatti valere. Questo barbaro davanti. Oi, 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 oi. Male, male, male. Non ha mancato la strega. Ha mancato la strega, incredibile. Come caspita ha fatto, non lo so. Un'altra palla di fuoco. No, dai, questo usa per forza la specchio. Non c'è verso, via. Vai, Valchiria, picchia. Gli ha dato due colpi alla base, non ci credo. Cerchiamo di fermare i danni laggiù in fondo. È arrivata la tronco. Quindi possiamo andare col cazzo duro e senza futuro. 250 di vita. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga, abbiamo perso. Abbiamo perso. Uno di vita. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Non ci posso credere. Oh mio Dio. Che cosa è successo? Che cosa sei, serio? Questa è la partita della vita. Porca miseria. Uno. Uno. Non ci posso credere, raga. Io ho già vinto. Condividi immediatamente con i miei amici. Io posso concludere anche qua il video. Non mi interessa altro. Calmi, ricomponiamoci. Siamo stati fortunati. La fortuna aiuta gli audaci. Siamo stati molto audaci. Arriva quel coso brutto. Va bene, io provo a giocare sulla sinistra con barbari scelti e mega sgherro. Speriamo che non abbia tipo un'orda di scheletri. Eccola lì. Quando ti chiami le carte arrivano precise, sei proprio felice, no? Step. Ho tirato le frecce in modo tale che il mega sgherro potesse dare un paio di colpi, ma non so se è stata una buona idea. In ogni caso, adesso dobbiamo fare questo intorno a quella. Sono morti tutti? No, non è possibile. Non diciamo cavolate. Quel momento in cui ti rendi conto che probabilmente hai perso con tre corone questa partita. Sì. Temo proprio di sì. Boh, che botte mi ha dato. Postagliela. Santa Maria. Abbiamo perso la partita più veloce del mondo. Ma non mi interessa. Subito, avanti un altro. Quegli scheletrini purtroppo ci hanno tagliato le gambe. Ma non importa, ve lo giuro, raga, sono felicissimo. È un pareggio, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Io ci ho provato a tutti i costi, vabbè. A meno che quel mega sgherro non faccia i miracoli. E nulla, raga. Un pareggio schifoso che vi lascerò solamente per la parte finale. Peccato, perché gli avevo quasi fatto le tre corone. E allora vai con la quarta partita. Questa dobbiamo vincerla, basta pareggi. Golem di ghiaccio che parte da dietro. Il tank del nostro team. Quella la eliminiamo subito, così non se ne parla più. Ai, 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 raga. Quello è un grosso, grossissimo problema. Spingi, spingi il golem. Vai così, raga, spingetelo. Appate fuoco e fiamme. Si è sotto torre con due barbari scelti. Probabilmente non vinceremo la partita. Ma la torre è già bella che presa. Mi va bene così, va benissimo. No, quello però devo fermarlo. Accidilo. Dai, Valchiria, sei stupida. Picchiate la Valchiria, picchiate la Valchiria. Bravi, bravissimi. Seguono la Valchiria davvero. Epico. Ehi, no, 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 che pensi di fare te? Dai un bel colpo secco a quell'aggeggio. Voi tirate giù la torre se ci riuscite. Vabbè. Cioè, ma porca miseria. Dai, tiragliela giù. Perfetto. Si riparte. Spero non abbia la tronco. Spero non ce l'abbia. Se c'è la tronco siamo nella cacca. Buono. Quelli lì vanno giù. Fortunatamente gli ha messi malissimo gli spiriti del fuoco, quindi ho preso vantaggio. E ho preso anche la torre. Torre presa, ok. Si punta le tre corone. Non lo so, ma direi che è la scelta migliore in assoluto. Cioè, le tre corone ti danno la certezza di vincerti la partita. Vai. La Valchiria sotto torre fa malissimo. Guarda quanto toglie. Boom, 300 a botta. Boom, 300 a botta. Ora sono più che sicuro che arriverà di nuovo un altro mastino. Anche se forse... no, la buttavo lo stesso. Vogliamo vincere con tre corone. E che tre corone siano allora? Aspetta, lì devo fermare sto scempio. Golem, Valchiria, strega. Dai, 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 no. Mi ero dimenticato completamente. Abbiamo perso la torre, purtroppo. L'importante è fare tanti danni sulla torre laggiù in fondo. Quanti sono? Infiniti. 900 di vita. Sarà difficile farli, sarà molto difficile. Vai, amico mio. Cazzo, la torre bombardiera riesce sempre a avercela. Mi sa che non si fa nulla nemmeno a sto giro. Invece... corone! Bam 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 bam! Io pensavo finisse il tempo e invece abbiamo vinto. Tre corone in saccoccia. Siamo due vittorie, una sconfitta e un pareggio. Ma che vittorie! Mi azzarderei a dire l'ultima partita di oggi. E come la va, la va. Il mazzo si è rivelato veramente super valido. È una partita incredibile. Gigante Royale da lontano. Gigante è la prima carta che dobbiamo counterare.
Quindi dovrà sparare sulla lapide se possibile. Quindi spara qua giù, caro. La Valchiria la piazziamo lì. Occhio alla torre, metto la gang, protegga la torre. Bravissimi. Il gigante è andato giù. Porca trottola, c'ha la tronco. La tronco fa malissimo con la mia team composition. Spingete il nostro amico laggiù in fondo il più possibile. Gigante. Quando uno mette il gigante significa che non voleva prendere danni sulla torre. Però perde il gigante così, senza neanche posso dare un colpo, per me è un vantaggio allucinante. Attenzione, c'è il coso che picchia, pure il mega sgherro. Tiragli giù il cavaliere, siamo a posto. Arriverà sicuramente il barile di goblin adesso, ma io lo fermo in questo modo qua. Ne prendo due su tre. No, tutti e tre li ho presi, l'ha tirato davanti, perfetto. Aia la tronco, aia la tronco, vaffanculo. Ho sprecato per il golem, purtroppo. Ma avrei preferito non farlo. Comunque, se riesce già a dare un paio di colpi, non è male. Il vantaggio è piccolo, ma siamo in vantaggio. Da quello che mi interessa. Picchiate per la Geggio lì, guarda quanti siete. Bello lì, gigante royale shottato. E ora non lo so. Non lo so, ho buttato il bagasgaro, ma forse avrei potuto fare anche a meno, perché tanto lui c'ha la tronco. La tronco però non è arrivata, fortunatamente. Daglielo il colpo, daglielo, 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 perfetto. Questa la metto di qua, in modo tale che possa mandare gli spiritali dall'altro lato. Vai, vai, pipistrelli, picchiate, eccoci che arriva. Frecce, sbemmete, oh cavolo. Quello non me l'aveva mai fatto vedere finora. Arriva la tronco tra 3 secondi, molto probabilmente. Eccola lì. Se la tronco è partita, io potrei anche azzardarmela, vi dico la verità. Aspettate, butto una valchiera dietro per non perdere l'Isir. Gli metto la lapide davanti con tanto di questo. Buttalo giù che è brutto, bruttissimo. Si sta ovviamente difendendo da quel lato della mappa. Lo odio. Lo odio tantissimo. Mi servono le frecce. Mi servono adesso le frecce. Prese. Prese le frecce. Ok. Vai, barbari scelti. Vai, barbari scelti. 800, 500. Un altro colpo, un altro colpo, un altro colpo. Vai. Sei così. Che partita e che video. Devastanti. Con un mazzo, vi ricordo, fatto completamente a caso, giusto per la cronaca. Cari amici, questo video di Clash Royale termina qua. Sono veramente contento perché è venuto una figata e siamo stati super bravi. Spolliciate, commentate, condividete per avere nuovi episodi sul canale. Ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Quella con uno di vita è storia.